Dopo il raduno post-elezioni di Domenico Gambacorta, ecco quello di Enrico Franza. Irrompiamo nella sede del Partito Democratico di via Tribunale ad Ariano Irpino e sorprendiamo il candidato sindaco con la sua squadra, pronti a programmare la fase 2 delle amministrative verso il ballottaggio. Siamo tutti giubilanti per un risultato che, devo dire la verità, non è stato inaspettato. Perché l'ho già detto, quando prevale il noi sull'io, la vittoria è sempre a portata di mano. Si tratta semplicemente adesso di proseguire nel nostro percorso. Quindi siamo fiduciosi. E in risposta a Gambacorta, il quale sostiene che il centrosinistra non abbia i numeri necessari per governare la città, Franza risponde così. Dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché se ha avuto 1500 voti in meno rispetto ai voti delle liste, evidentemente c'è qualcosa che non è andato. E dovrebbe forse chiederle ai suoi candidati, che forse non hanno riposto tanta fiducia in un progetto che è risultato fallimentare. Per cui io sfido anche chi, eventualmente un domani, dovesse, diciamo, ecco, rifiutare o denegare un progetto nel segno del rinnovamento, un progetto di buonsenso, sfido a rifiutarlo, perché a questo punto si tratterebbe poi di dimostrare che evidentemente non ha a cuore le sorti di questo paese, ha a cuore l'interesse personale. Se l'interesse collettivo passa anche attraverso un rapporto di collaborazione con chi oggi non si identifica nel centrodestra o è disilluso, ben venga, le nostre porte sono aperte.